La rimozione del mantello nero all'inizio della cerimonia rivela l'anima che si apre alla verità. Le vesti bianche simboleggiano il sudario della propria anima. Il cappello, la stele funebre che sovrasta la tomba. Il Semazen, che dirige la danza, autorizza ad uno i suoi discepoli a danzare. E ad uno, con le braccia incrociate sul petto e la testa china, iniziano a volteggiare, ruotando da destra a sinistra intorno al loro cuore. A questo punto aprono le braccia, il palmo della mano destra rivolto in alto per accogliere ciò che viene da Dio, e l'altro verso il basso per donarla agli uomini. I loro occhi fissano la mano sinistra per non perdere l'equilibrio. Lo scopo della danza è il raggiungimento di un'estasi che permette una sorta di comunione divina.